Allora, il progetto sulla partecipazione dei lavoratori negli anni 70 e 80 in Italia e a livello internazionale assume significato anche per il contesto storico in cui si inserisce. Perché da un lato abbiamo relazioni sindacali fortemente improntate da antagonismo, rivendicazionismo e conflittualità, e basta ricordare il 69. Il 1969, di cui si è celebrato il 50° anniversario lo scorso anno. Dall'altro lato abbiamo avuto la nascita e il diffondersi di una particolare esperienza di partecipazione, questa volta però all'interno del movimento dei lavoratori, cioè quella dei consigli di fabbrica, e che ritroviamo con un ruolo significativo anche in Fiat. Questa presenza dei consigli di fabbrica però non modifica il quadro generale della mancanza di una cultura della partecipazione sia da parte sindacale che aziendale. Cultura della partecipazione che era invece presente nelle relazioni sindacali di altri paesi, come ad esempio la Svezia e la Germania. Nonostante questa mancanza della cultura della partecipazione, avremo due casi peculiari di partecipazione strutturata, e che però tali sono rimasti nel quadro nazionale, cioè non hanno poi avuto un processo di diffusione. E cioè abbiamo avuto Olivetti e partecipazioni statali. Quindi questi sono dei momenti di partecipazione strutturata a cui si aggiungono vari tentativi di sperimentare modelli e contenuti diversi dalle relazioni sindacali di tipo rivendicazionista. Tentativi che rimangono tentativi, che non diventano quindi elementi strutturali e nemmeno di diffusione a livello nazionale. Ecco, nonostante l'esaurirsi dell'esperienza dei consigli di fabbrica, nonostante la fine dell'Olivetti e la fine delle partecipazioni statali, il lavoro di ricerca che è stato fatto ritiene che emerga un filo rosso che da quelle esperienze conduce fino al dibattito attuale sulla partecipazione, dibattito sia a livello nazionale che a livello internazionale. Vediamo dal punto di vista operativo come si è strutturato il progetto e la ricerca. Da un lato, e l'ho appena richiamato, abbiamo avuto l'analisi delle esperienze di partecipazione in tre grandi imprese o gruppi, cioè quelle imprese e gruppi che hanno contribuito a definire la struttura industriale del paese e che hanno improntato di sé le relazioni industriali in Italia. Parliamo di Fiat, di Olivetti e delle partecipazioni statali. Dall'altro, il progetto ha effettuato una rivisitazione delle due fondamentali esperienze di partecipazione istituzionale in Europa, già precedentemente richiamate, e cioè il modello svedese e il modello tedesco. La peculiarità di questo progetto è non tanto il tema, che sono temi largamente dibattuti, ma è stata la realizzazione di interviste a protagonisti di quella stagione storica. La forma discorsiva dell'intervista, il recupero di elementi personali di queste persone, quindi elementi personali non ufficiali dell'esperienza, l'età avanzata dei protagonisti rendono questi output, queste interviste, un contributo essenziale per la ricostruzione storica di questo periodo e, ripeto, costituiscono un elemento di originalità del progetto. Sono stati intervistati sia top manager delle imprese, sia sindacalisti nazionali e locali, delle imprese coinvolte e anche economisti che hanno occupato ruoli di impresa nelle tre imprese stesse. Infine, per contestualizzare le interviste, è stato chiesto a tre docenti universitari di storia, economia e sociologia, Giuseppe Berta, Stefano Musso ed Elia Bosco, un contributo per collocare i risultati del progetto
sia all'interno della riflessione sulle esperienze passate di relazioni industriali e di partecipazione, sia nel dibattito attuale, come dicevo prima, nazionale e internazionale sulla partecipazione.